Ciao ragazzi, io sono Falconera, oggi sono qua con un nuovo episodio del nostro, della nostra serie su Football Manager, non necessariamente sul Sassuolo, perché oggi si va a fare il colloquio con l'Olympique Marsiglia, a patto che, e tocca verificarlo, vi ho aspettato, volevo vederlo insieme, vediamo come si è piazzato l'OM l'ultima volta. Allora, tocca vedere. L'Olympique de Marseille. Dove lo vediamo? Competizioni. Allora, no. Storia generale. Campione di Francia. Oh. Ah. Vabbè, Europa League, non Champions, quindi non andremo a fare la Champions, ma l'Europa League, sì, direttamente ai gironi perché come quarto posto. Per cui si può andare a fare il colloquio. Andiamo a fare il colloquio. Avete votato in quasi 2500 persone per il andiamo a farlo. Partecipa al colloquio. Salve Marcellino, siamo felici che tu sia qui. Sono felice che mi abbiate dato la possibilità di parlare. Mettiamoci al lavoro. Oh, dunque. Come pensi di superare l'ostacolo relativamente grande derivante dal non conoscere la lingua? Beh, il calcio è un linguaggio universale, no? Posso tranquillamente far arrivare il mio messaggio tranquilli. È una lingua abbastanza facile da imparare. Sono abbastanza capace di imparare le lingue. Sarò semplicemente, un'altra freccia al mio arco. Sì. Poi, ha pochissima esperienza manageriale. E questo ovviamente mi preoccupa un po'. Può spiegarmi perché è così? Ma la mia reputazione dovrebbe compensare alla grande quella che viene indicata come mancanza di esperienza. Dunque, è tosta. Potrei non avere l'esperienza da voi richiesta, ma ho ottenuto degli ottimi risultati durante la mia limitata carriera da allenatore. Spero che guardiate oltre la mia mancanza di esperienza. No, io direi potrei non avere l'esperienza di cassa, ma ho ottenuto degli ottimi risultati durante la mia limitata carriera. Perché lungo la tua carriera hai ritenuto ammissibile proporti per un certo numero di posti di lavoro, pur essendo alla dipendenza di altre squadre? C'ha ragione, però, diciamo che la mancanza di SA, no. Ritengo sia accettabile se considerate per quanto tempo ho allenato. Perché non lasciare che nulla si frapponga tra me e la mia carriera pare brutto. Alleno da poco, cerco buone opportunità. Cosa ne penseresti di lavorare con Andoni Zubizarreta? Ma è lui? No, ve prego! Zubi! No, ma io ci voglio lavorare. Sarei molto felice di lavorarci insieme. Come parte della procedura di assunzione, ti consentiamo non solo di effettuare cambiamenti all'interno del nostro staff, ma anche di richiedere chiunque tu voglia tra i tuoi attuali collaboratori. Nessuno! Sicuramente non Waters! Che budget vorresti per realizzare questi cambiamenti? Mi basterebbe un piccolo budget per apportare delle modifiche. Oppure non voglio proporre cambiamenti prima di avere il lavoro, per cui non chiederò fondi. Ah sì, ma vabbè, un piccolo budget. Dunque, ci sono altre filosofie che vorresti proporci se diventassi allenatore? Dunque, adesso abbiamo ingaggi giovani, ingaggia giovani da far giocare titolari, sviluppa giocatori usando la scuola calcio del club. Vorrei poter concentrare il lavoro su. No. Vorrei che mi fosse consentito l'acquisto di un gran numero di giovani da far giocare in prima squadra. Ecco. Vorrei che mi si consentisse di sviluppare i giocatori più giovani per far sì che possano giocare abitualmente in prima squadra. Sì. Entrambe le cose. E basta. Perché il gioco poi me lo vedo io. Vabbè, offensivo, dai, diciamo come stanno. In caso di assunzione, la società si aspetta di lottare per un posto in Eurocup. È una corretta valutazione o pensa di poter fare meglio? Io penso di voler lottare per un posto in Coppa Campioni. Con cui.
ci stanno i soldi, la squadra è buona. Un budget per gli acquisti di 18 milioni è sul tavolo, guarda, c'è tassi di lavoro, che ne pensi? E porca miseria, fino adesso vedi che c'hanno i soldi. Credo che per soddisfare le aspettative indicate sia necessario un fondo di acquisti un po' più corposo. Ma il fondo ingaggi va bene. Ci sono altri dettagli che vorresti considerassimo? Io vorrei che... Non ho richiesta da fare, per adesso. Ci faranno sapere. Io credo di essermela cavata. Credo di essermela cavata. Vediamo che piega prende. Che ansia, raga. E mo? Quanto ci metteranno a farmi sapere, soprattutto? Mi hanno un po' bloccato i piani. Sono preoccupatissimo. Mi dispiace un po' per il Sassuolo, eh. Che adesso avevamo preso la UEFA, però in fin dei conti trattasi di carriera itinerante, l'avevamo detto in partenza. E... Curiale, sì. Sì, Curiale. Che c'è? Ti darò la possibilità di dimostrare cosa sai fare, ecco. Bene. Tanto Ciccio, io tra un po' non ci sto, per cui... Poraccio. Dunque. Io spero non ci tengano sulla corda. Dunque, l'ha detto... Ah, le dimensioni del campo. Ma io vorrei giocarla larga. Massime consentite. Se restiamo, giochiamo lunghi. Offerta del Brescia per Zaffino. Ma a noi? Dai però, Olympique! Sì, vai, cavoli! Dunque... Babacar pronto al prestito. Costo futuro obbligatorio, ecco, intanto ci siamo levati Babacar. In caso... Sì, però ditemi qualcosa, dai. Non me fate stare sulla corda, che già c'ho l'angoscia. Su, Leschert. Costo futuro opzionale, no. No. Elimina. Costo futuro obbligatorio. E quello è 7. Niente, sono scappati lontanissimo da noi. Io tra l'altro devo avere il tempo di portarmi Locatelli o Tonali. È durissima. Non mi dicono niente. Vai Cisco, vai Cisco, vai. Ciao Cisco. Gol Daniga in prestito. No. Ma No. Però gli pagano tutto. Clausola futura per la salvezza nella Serie A. Quindi. Cioè, sarebbe obbligatoria. Proponi. 7,5. No, 5,7 no. 7. 6,25. 6,75. Ok. Gli pagano tutto. Rata mensile. Soldi da una parte e dall'altra. Va bene. Sbrissa. Sbrissa. Dal Benevento. Se lo comprano pure. Ma ciao Sbrissa. Ciao. Io devo sapere che... Devo pianificare la stagione. Perché non parla nessuno qui? Non me possono far soffrire così tanto. Nessuno parla. Io non me posso manco mettere a fare mercato per adesso. Se non so. Comunque troppi ce n'avrei da portare. Adimo! È su.
niente, non ci tengono sulla graticola, non ci parlano, non ci dicono. Io devo avere tempo, devo avere, perché siamo già al 1° agosto. Quanto mi danno per far mercato? 3 giorni? No, non ci dicono niente. Ma chi è Felicioli? Ah, l'ho comprato io. Beh, ci hanno ragione i tifosi. Beh, direi proprio di sì. A Japan, Timo, Cranio, Boateng, noi conservatori, vabbè. Allora, io direi, leviamoci subito la grana a Boateng, che si rimanga o che si vada via. Ciao Kevin. Ciao Kevin, ciao, è stato bellissimo Kevin, ciao Kevin. Non utile alla rosa. Situazione del mercato cedibile, valore 8. Anzi no, non diciamo niente. Conferma. Mi dispiace, amico. Mi dispiace tanto, tanto. Il Pauk alla ricerca di Boateng. Sì, vabbè, ma... Questa presunzione nelle offerte che non te se può modificare a me... No! No! È un'offerta ridicola. Ah. Un'offerta patetica. Ridicola. La metà di quello che vale. Ah. Dunque, allora, abbiamo Rocky Roberts. Marchizza è andato via. Curiale, gli ho detto che lo facevo giocare. Vai, Davis, vai a divertirti, vai. Vatti a divertire, Davis. Io andrei così, con quella che dovrebbe essere la formazione dell'anno nuovo. Se rimaniamo, poi se andiamo via, io dovrò rivalutare tutto, studiarmi i giocatori. Però, per ora, siamo qui, professionali, seri, a fare il nostro lavoro. Andate e vincete, forza. Siate creativi. Col Wallain. Chi è il Wallain? Da dove vengono? Che squadra è? Curcio, il cross cammellato in Francia va portato. Le cross cammellé. Beh, Brignola sarà. Io voglio Toven da una parte e Brignola dall'altra. Per esportare un po' di Bari Vecchia anche in quel di Marsiglia. Bello. Io le cross cammellé va per te. Per forza, Curcio me lo compro, me lo compro pure Brignola. Spiace per Kennedy, avrei voluto provarlo se si dovesse andare. Che poi il nostro Sassuolo è una bella squadretta, a dir la verità, adesso, Cioè, si stava andando costruendo una squadra piuttosto intrigante, ma so che la lascerò in buone mani. In fondo Waters saprà fare il suo. Brignola, sento odore di France, sento odore di baguette. E quindi, no, detta così è bruttissima. Vabbè, Brignola, nostro Brignola. Non lo rivediamo neanche, perché diciamo fa un gol a Ciccio. Bel portiere, questo quasi. Questo che schifo che fa. Ma poi farà così. Mamma mia. Cioè, mi ha fatto male al cuore vedere una parata del genere. Pure se. Mamma mia. Cioè, ricorda veramente Dragoschi dei bei tempi. Lodali tutti. Curcio. Loca. Niente, vuole ridicolizzare il portiere in tutti i modi. Dumont. Quindi c'hanno un che di francese questo Wallain. Sarà di serie B francese, forse. Intanto che andiamo avanti, io lo cerco. Wallain. Wallain. Ho detto Wallain. Mamma mia, Brignola. Brignola sta carico a pallettone. No, mi ha trovato delle cose che non ve posso far vedere. Wallain, ho detto. Una squadra belga. Wallain. FC.
Penso sia questa. Dove giocano? È una squadra di... Abbiamo capito che ha segnato Brignola. Non si riesce a capire dove, che squadra, che campionato giocano. Amatori belga? Mi sa che ho sbagliato. No, no. È una squadra amatoriale belga. Così dice Wikipedia. Vabbè, solo 4-0, allora. Avanti così, anzi facciamo dei cambi perché vorrei evitare il tracollo. Chi è che si è disinteressato? Intanto consigli. Timo, Golda, Paul, Roberts, Rodriguez, Cataldi, Sensi. C'ho un giocatore per ogni ruolo adesso. Supporto, Vignato, no, c'è coso. Bogalo, prima punta. Nonostante ormai non si vada più d'accordo come un tempo, caro Boga, un'ultima apparizione pubblica te la faccio anche fare. E basta. C'eravamo un giocatore buono per ruolo quest'anno. Spiace davvero. Siate creativi. Bravo Roberts, bella apertura, oh. Talento naturale. Prima palla toccata, mi ha fatto nevoia di cavarmi gli occhi, ma... Tonali? Perché ha lasciato Tonali in campo? Vabbè. Addirittura! La cattiveria di Roberts. Pum, ferito nell'orgoglio prima per la sua... Portiere da Oscar. Premio Nobel per la parata. Proprio. Mi ricorda un sacco l'uomo che usciva la gente, più che un portiere, ma... Vabbè. Come gioca bene il mio Sassuolo, però. Ma la tattica mi rimarrà adesso che vado via. Cioè, se vado via, tiè, portiere è una figurina, però. Cioè, capisco che sia un portiere amatoriale, che poi... dilettante, ecco. Portiere dilettante, no? Sembra un'altra cosa. Portiere dilettante... Però sta facendo veramente... Cioè, ci mettevano un cartonato, parava meglio, mi sa. E... Ma facciamo salire un po'. Ma sì, mettiamo Ibrahimi con Boga. Mi stanno rendendo veramente fiero di loro in quest'ultima uscita pubblica. Che poi, tanto, sicuramente ci riusciremo a fare pure il Parma prima di eventuali novità. Boga! Ecco, l'unica parata che ha fatto la fa su Boga. Classico. Comunque insidiosa la squadra, insidiosa. 22 tiri a 0, 24 tiri a 0. Pure hanno fatto il 45% del possesso palla, eh? Lodali. Va bene. Peggiore in campo Cataldi con Sensi, vabbè. E Ibrahimi e Boga. La sindrome della prima punta. 29 tiri a 0. La partita sta prendendo un binario veramente angosciante. Finisce qui. Sul cross di Roberts. Un ottimo Wallain. Ottimo Wallain. Bene. Energico. Bravi. Allora. Wallain ansioso. Che c'è, Boa? Mi dovuto che abbia... non ci pagano abbastanza. Era troppo bassa. 8 milioni e mezzo. Mica l'ho detto codica, come si dice dalle parti mie. Quindi vediamo un po'. Sì, però io la partita col Parma l'annullo perché devo sapere. Cisco pronta. Ciao Cisco. Anche perché io devo avere il tempo tecnico per prepararla sta stagione. Cioè, mo va bene tutto. Bello la Francia, bella Marsiglia, bello quello che vi pare, però mi dovete far lavorare. Che faccio? Arrivo prima della partita?
Me levo la giacca in campo. No, 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 cioè, io arrivati a 10 saluto perché, cioè, sono un professionista, pure se in gioco. Voglio vivere il calcio in una maniera adeguata. Andiamo a fare il buffone in Francia? No. No! Fregato da Deschamps? No, però! Ma per due che tu... Ma con le petecchie dovevamo andare avanti, andare al Champions League. Ma andare con Deschamps, gli faccio la macumba tutto l'anno all'OM adesso. Ho rosicato. Stavolta ho rosicato. Stavolta ho rosicato vero. Cioè, era un'opportunità di crescita vera per Marcellino. Già aveva visto casa a Marsiglia, già aveva avvertito i parenti che andava. Quindi mo? Presa malissimo. Vabbè, chi ci sta che può saltare? Nessuno. Sto rosicando veramente tanto. Cioè, per mezza modifica che gli ho chiesto. Una mezza cosina. Ma è brutta così. È amara. Fa male, vero? E allora a sto punto bisogna ripianificare tutto un'altra volta. Ma è bruttissimo. Ma è drammatico. Ma mi aspettavo. Ma domanda di più non si può fare la dirigenza del Marsiglia. Cattivi proprio. Vediamo un po' le altre. Ci sarà qualche club in cerca? Ci dovrà essere qualcuno. Dov'è? Dove sono? Sto in confusione totale. Staff, cerca lavoro. Oh, allora. Non c'è sta una squadra che cerca qualcuno. Tutti tranquilli, so. Ragazzi, non ce n'è uno. Manco in Italia, zero. Flor, tutti felicissimi. So veramente a rosicà. Ma veramente a rosicà. Tocca aspettare. E allora tocca aspettare. Aspetteremo. A questo punto aspetteremo. Che vi devo dire? Che vi devo dire, ragazzi? Che vi devo dire? Vignato lo mandiamo a fare esperienza fuori, allora, a sto punto. Allora, niente. Sto a rosica. Sto a rosica. Devo dire di sì. Devo dire di sì. Mi ero già immaginato all'OM a portare il falchismo in Francia. Invece non... Niente, vabbè. E allora ci tocca continuare qui. Che non è che mi dispiace, ripeto, però avevo fatto la bocca già. Era intrigante come idea. Vabbè, allora a questo punto direi che, caro Davis, t'hanno fatto giocare, mo basta, fa. Ibrahimi Anquan. Un altro anno insieme. Perché te vuole nessuno, manca a casa te vogliono a te. Esule proprio. E vabbè, ti portiamo in panchina al posto di Bogalo, che mi sa che tra un po'. Bowen, vatti a fare un po' di Dabo al posto di Tonali. No, lo mettiamo al posto di Murgia oggi. Facciamo fare l'incontrista di supporto. Poi Paul. Basta. Sto rosica. Ebbene sì, signori miei. Comunque, cioè, non gli si può di niente, eh. Cioè, forzato sulla questione, cioè, trasferimenti e basta.
poi a Deschamps, gliela dai. Che con la squadra che c'aveva la Francia ci, pure bombolo ci vinceva il mondiale. Quindi non diamo meriti a Deschamps, perché veramente. E vabbè, che dire, siate creativi, dai. E allora andiamo a vincere il campionato. Allora noi adesso, alla faccia dell'Olympique. Quest'anno famo il macello. Qualificazione del Champions League, almeno tra le prime quattro, obiettivo minimo. La squadra c'è, io ci credo. Se riusciamo a prendere una punta, a questo punto bisogna veramente studiarsi il discorso della punta, perché comunque, oh, carriera itinerante, sta cippa, uno ci prova in tutti i modi. Allora, Real non mi hanno voluto, all'Olympique mi hanno cercato, bravo Ibrahimi, all'Olympique mi hanno cercato loro, ma non gli piace, perché se gli dici sì sì va bene, se ti azzardi a dire mezza cosa, cioè gestione psicologica del gioco un po' rivedibile, cioè parliamone, cazzarola. No, così, assolutismo totale, non si può. Proprio un colloquio a braccio teso sembra. E vabbè, che vi devo dire? Loda, no, creatività. Turam? È Turam o Turam quell'altro? Che poi è il fratello, se non sbaglio. Kiko? No, dai, Apol! Te l'hai fatto segnare da Cruz che esulta tipo Paperella. Cioè, l'esultanza da Paperella? No, raga. Ve prego. Cioè, non c'è fine al peggio oggi. Che abbiamo capito? Addirittura, Omeruo! Lo so, Pia Spranga, ma c'ha ragione. Ma io, boh, cioè veramente, non boh. Che vi devo dire? Comunque, mettiamo Tonali qua. Certo, non a fare l'incontrista. Regista arretrato. Kennedy e Bowen, va bene. Domanda di più. Raga, già se stiamo a fare prima partita semi presentabile, già mostriamo evidenti limiti tecnici e tattici. Timo era dentro, oh. Era dentro, goal line. Famo come il VAR che è spento quando serve. Vabbè, allora, energico, possiamo farcela su. Io devo pure cacciare a coso, Waters. Mo' con calma facciamo tutto. Comunque, io intanto, visto che appunto io avevo considerato che saremmo andati fuori, per cui non... Se avete delle dritte su come rafforzarci, adesso prima di chiudere vedrò anche i soldi che abbiamo a disposizione, in modo da fare le cose un po' più in maniera, insomma, intelligente, ma sono un po' preoccupato, ecco, un po' preoccupato. Allora, intanto mettiamo Agia, Sensi, che gli facciamo fare il regista, doppio regista, un arretrato e un avanzato. I cross cammellati servono a questo punto della partita. Golda al posto di Magnani, Brignola al posto di Bowen e Lagumina al posto di Ibrahimi. Un po' dei cambi, giusto per evitare di creare dei casi atletici. Tonali pure al posto di Cataldi, vorrei che ci avesse il tracollo. Marco è infortunato. Domanda di più. 12 tira 5, non segniamo pure quest'anno? Signori? Curcio. No, te so di bravo per l'anticipo, Timo. Niente, da start. No, il gol dell'ex. Vabbè. Non lo voglio manco rivedere.
Bravo Timo, meno male che te stiamo a venda, Timo. Curcio. Sensi. Ah già. Melacchitti? Eh sì. Cross cammellato 2 a 2. 2 a 2. Perché la passi? Bastava girarsi e tirare in porta. Già stava a esultare. Che precampionato non me ne può fregare di meno. Le voglio vincere tutte io. Bravo Lagu! Oh! Si è subito rifatto, dai. Antonino nostro, bravo. Bravo Antonino. Loda, loda Lagumina. Mettiamo, ecco sì. Sensi. Bravo. Bravino. Brignola. Ma che ribaltamento di fronte. Ma che ribaltamento di fronte, signori. Che gol ha fatto. Alla Vicario quando stava al West Ham. Al volo. Oh. Porca miseria. Hai capito a Japong? Sì. Procedi, procedi. Procedere, procedere. Agia si è fomentato. Bravo Agia. Roberts. Bella reazione, mi è piaciuta. La squadra col doppio regista in 10 ce la siamo cavata. Pensavo di no. Bella palla di Sensi che taglia tutto il campo. No. Comunque, se la giocano, eh. Creativi, creativi. Non molliamo adesso. Sensi e Cataldi, bel centrocampo. D'emergenza, ma gran bel centrocampo. Bravo, Cataldi, intelligente. Fagli uscire. Bravissimo. Bella palla in profondità per la Giapponca. Giapponca, sei mezzo per la Cugnet. Giocano bene, però. Devo dire che giocano veramente, veramente bene. Se poi ci comprassero Anquan sarebbe veramente la ciliegina. Ecco, se io devo rimanere a Sassuolo, vorrei fare a meno di Anquan. Bravo, Lagu! Oh, bomberone! Non vedevo due gol della prima punta da 15 anni. Rivelazione, Lagu! Bravo, finalmente, pia e tira, su, bravo, bravo. Bene così. Bella partita. Che reazione. Dal 2-1 a 4-2 è bello. Sono orgoglioso della squadra, veramente. Chi l'avrebbe mai detto? Pressa. Bene. Bella prova, veramente bella prova. E energico. Beh, sono molto felice. Bravi. Allora, ragazzi, io vi lascio oggi andando a vedere la lista trasferimenti, che al momento è di 18 milioni e 73 di ingaggio. Quindi, come le vogliamo spendere? Decidiamo. Fermo restando che Anquan andrebbe dato via il più velocemente possibile, anche per un discorso puramente economico, che se vende bene Anquan. Ma se lo mandassi a un corso di leadership e me lo tenessi? Lo faccio diventare capopopolo? Parliamone. Ragazzi, niente, io vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima.